avete accusato di essere entrato la sera del 30 ottobre nella osteria del Cocomero, di avervi mangiato due porzioni di risotto, bevuto un doppio litro e poi di essere uscito senza pagare il conto e bastonando per tutta il padrone dell'osteria. Cosa dite in vostra difesa? E il vero signor Presidente, io ho sempre sentito dire che la calunnia è un venticello, ma adesso comincio a credere che la sia un aquilone a dire che... Non vi perdete in sciocchezze e raccontate il fatto nel suo gruppo. Ma sarà tantipato se può morire, e per dare in piedi che ne vorrei adamo a quel Lazzarulli. Tacete, buona donna, gliela abbiamo già... Guarda, signor Presidente, che il faccio tacere il stesso posto se non mi do solo le malavesti. Andiamo, raccontatevi, ripeto. La burlanda, signor Presidente, la si è svolta nella qui sottoindicata in guida, impero che... Un soldato e carabinieri che mi guardano con gente polacca. Ma non vi incaricate dei carabinieri, proseguite a raccontare. Ma porca loca, che ha una faccia come mi squadra una madonna. Aspettatevi un'altra parte. Rugato da una fame malerbente sono penetrato nell'osso del Cocomero e ho cominciato a attaccare sotto di sconde politica con te padrone. Lui era tanto crapati che non sapeva neanche cosa credenti il socialismo, ma senti io. Ma non è opera di civile insegnamento rimpondere un po' di quella scienza sociale che mi pare che lei, signore presidente, ce n'ha una carata? E allora ho detto, faccia portare qui due porzioni di risotto e un doppio litro e io ti faccio vedere cosa è il socialismo. Va bene, le due porzioni sono venute, voi le avete mangiate e siete andato via senza pagare il costo. Ma è il socialismo, è la divisione del mio colpio. L'oste del Cocomero aveva le porzioni di risotto, io avevo il posto di metterle, abbiamo diviso e l'uguaglianza sociale l'è fatta. Bella teoria, ma come spiegate le legnate? Le legnate, ma sta amico che aveva coraggio e parlavate tra i garibaldi, eh? Bene, compileremo subito la sentenza. Il nome, il nome, Vittorio Emanuele III, nominato principe compulsivo e insultante del processo, viene condannato a 3 anni di carcere e 1 anno di sorveglianza. Imputato, che cosa avete da dire? Io, signor Presidente, non accetto.